La pace dei santi sia con voi. Il 24 novembre la Chiesa celebra la memoria dei santi martiri vietnamiti Andrea Dung Lac e i suoi 116 compagni. Il cristianesimo giunge in Vietnam sul finire del secolo XVI, ma fu continuamente osteggiato dai regnanti locali, tanto che tra i secoli XVII e XIX si susseguirono più di 50 editti contro i cristiani, che provocarono l'uccisione di circa 130.000 fedeli. La persecuzione toccò il suo acme sotto il regno di Thu Duc. Per i nativi era difficile dissociare la nuova fede dalla politica coloniale francese, che pretendeva di impadronirsi del paese. I missionari venivano braccati a pagamento e uccisi sul luogo stesso dove venivano arrestati. Ai catechisti vietnamiti veniva impresso a fuoco sul volto la scritta «falsa religione». I semplici fedeli avevano salva la vita solo se calpestavano la Santa Croce, altrimenti subivano supplizi di ogni genere, inventati con fantasia feroce. In ogni caso, i nuclei familiari cristiani venivano smembrati e i congiunti erano deportati in regioni diverse, privati di ogni proprietà e di ogni legame religioso. Nel 1988, vari gruppi di martiri vietnamiti, beatificati da precedenti pontefici, sono stati unificati in un solo gruppo e canonizzati dal Papa San Giovanni Paolo II, che li ha anche dichiarati patroni del Vietnam. Vi sono compresi 8 vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici, tra cui medici, militari, molti padri di famiglia e una mamma. A rappresentarli tutti nel Messale romano si nomina Sant'Andrea Dung Lac, catechista e poi sacerdote, che riscuote in Vietnam una particolare devozione. Un altro santo martire, Paolo Le Bao Tin, in una lettera scrive: «In mezzo a questi tormenti, che di solito piegano e spezzano gli altri, per la grazia di Dio sono pieno di gioia e di letizia, perché non sono solo, ma Cristo è con me». Il 24 novembre la Chiesa celebra anche la memoria della Beata Maria Anna Sala. L'Istituto delle Suore Marcelline fu fondato a Vimercate nel 1838 dal Beato Luigi Biraghi. A questo istituto aderì Maria Anna Sala, nata il 21 aprile 1829 a Brivio, in provincia di Lecco. Verso gli 11 anni venne accolta nel collegio a Vimercate e affidata a Madre Videmari. Nel 1846 tornò in famiglia. Quando sentì la chiamata di Dio alla vita consacrata, Maria Anna scelse le Marcelline, rivolgendosi allo stesso fondatore per essere accolta come postulante nel 1848. Svolse la sua attività come insegnante di scuola elementare di musica nel collegio di Cernusco sul Naviglio e poi nelle case di Milano e di Genova. Nel 1859 prestò assistenza ai feriti della guerra d'indipendenza nell'ospedale militare di San Luca. Dopo 9 anni di insegnamento a Genova, fu trasferita a Milano come insegnante dei corsi superiori e assistente della madre. Colpita da un carcinoma al collo, morì nel 1891. È stata beatificata da San Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. Buon onomastico a quanti portano il nome di Sant'Andrea e della Beata Maria Anna,
ed auguri a quanti il 24 novembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.